La madrina della droga, Catherine Zeta-Jones. Sara Griselda Blanco, regina del narcotraffico degli anni 70-80, nella serie TV Cocaine Godmother, finalmente interpreta un personaggio che non è la dolce donna nella quale sono stata intrappolata, e su Weinstein, protetto da altri uomini che sono sempre lì meno. Michela Tamburrino per La Stampa. È bella Catherine Zeta-Jones. Anche quando porta il trucco bagnato, ingrassata, il volto sfatto, curva su se stessa. Stravolta per un ruolo che ha rincorso tutta la vita e che ora le arriva, in TV, a 20 anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo. Morbida e a suo agio nel progetto che la vede protagonista nei panni di Griselda Blanco, la terribile donna conosciuta come la madrina della droga per il ruolo avuto nel mondo del narcotraffico negli anni 70 e 80. Griselda, che sceglie per compagno uno spacciatore di droga e si inventa un business che sarà alla base del suo impero, cocaina spacciata da donne bellissime che la nascondono tra la biancheria intima. Un impero cresciuto nella violenza usata per mantenere il potere. La vedova nera nomignolo arrivatole dalle morti dei suoi mariti, è stata uccisa in Colombia nel 2012. E cola con il volto umido della star inglese in Cocaine Godmother, la nuova serie realizzata per l'IFETIME da A+ e Networks e che andrà in onda in Italia sugli stessi canali, girato in Colombia, a Medellín. In anteprima al MIPCOM di Cannes, il mercato mondiale dell'audiovisivo, è stato presentato il progetto diretto da Guillermo Navarro con la Zeta-Jones tornata a se stessa, spiritosa, pronta a raccontarsi come tra amiche. Catherine, era stato già fatto un film su questo personaggio estremo, perché il progetto l'attraeva tanto? Perché da tempo aspettavo questo ruolo. E finalmente mi è stata data l'opportunità. Io lo vivo come una sorta di esorcismo perché Griselda non è la dolce donna con la quale sono stata identificata intrappolata. Ho letto un'infinità di sceneggiature su di lei, poi ne ho amata una, di David McKenna e ho capito che quella ci rendeva giustizia. Un mondo spietato governato dagli uomini. Vivendo nella sua pelle ho capito i meccanismi che regolano un mondo dominato dagli uomini. Penso che il messaggio sia forte. L'attore deve entrare nelle complessità, Griselda soffre, ha fascino, sa quello che vuole. E Catherine Zeta-Jones che cosa vuole? La trasformazione. Anche quella fisica. Ho cercato in me una faccia speciale, una pelle nuova. Le star di Hollywood fanno film su loro stesse, io non sono così. E da ballerina conosco il linguaggio del corpo. In TV dopo tanti anni. Perché? La televisione è la giusta scelta per la distribuzione del film. Esce dalle logiche del mondo delle corporate e abbraccia l'audience più vasta.
Oltretutto sono stanca di sentir dire che se fai cinema non fai TV e se fai teatro shakespeariano non fai film di cassetta. La vera discriminante è la storia. Si ritiene fortunata? La fortuna ce la costruiamo noi. Lo dico a mia figlia, mai aver paura delle ambizioni. E la bellezza? Ha lavorato molto su di me, ora nella maturità mi sento più ricca, anche esteticamente. Amo il mio lavoro, amo mio marito e i miei figli. Ho cominciato a recitare che avevo 9 anni, in teatro.